Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo le frustine saporite. Un'altra ricetta facile, veloce e per smaltire l'esubero. E adesso andiamo a prepararle insieme. In una ciotola versate 300 g di farina tipo 0. 70-80 g di esubero. Io ho rinfrescato il mio lievito madre e questa è la parte che era in eccesso. Se voi avete dell'esubero, in frigo da 2-3 giorni, va benissimo anche quello. Vi basterà lasciarlo prima un paio d'ore a temperatura ambiente e poi potrete impastare. Aggiungete 175 ml di acqua leggermente tiepida. Sciogliete bene l'esubero. Una volta che l'esubero sarà ben sciolto, potete amalgamare anche la farina. Metà cucchiaino di sale. Continuate ad impastare fino a quando non avrete ottenuto un panetto morbido ma non appiccicoso. Ungete un contenitore con dell'olio d'oliva. Mettete all'interno l'impasto, coprite e lasciate riposare per un'ora. Trascorsa l'ora, infarinate un piano da lavoro e rovesciate l'impasto. Stendetelo dandogli la forma di un rettangolo. Come vedete, l'impasto è morbido, si stende facilmente e non c'è bisogno l'uso del mattarello. Spennellate tutta la superficie con dell'olio d'oliva. E adesso farcite. Io ho usato del provolone piccante tagliato a dadini. Come sempre, voi potete farcirlo secondo i vostri gusti. Il provolone o un altro tipo di formaggio va cosparso su tutta la superficie, mentre il salame solo su metà. Adesso richiudete con l'altro impasto. Schiacciate bene e tagliate in 12 pezzi uguali. Arrotolate ogni pezzo. Continuate così fino ad esaurire tutto l'impasto. Mettete adesso le frustine subito su di una teglia rivestita con della carta forno e spennellate la superficie con dell'olio d'oliva. Lasciate riposare per esattamente un'altra ora. Potete anche metterle nel forno spento con la luce accesa. Eccole qui come sono trascorsa l'ora. E adesso subito in forno.
forno già caldo, statico, 200 gradi per circa 15-17 minuti o comunque fino a doratura. Ed eccole appena uscite dal forno. Giusto il tempo di lasciarle intiepidire. Io vi consiglio di mangiarle tiepide. Mi raccomando, provate questa ricetta, come avete visto è facilissima, si prepara in all'incirca un paio d'ore. È un'altra ricetta per smaltire l'esubero di lievito madre. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti. Mi raccomando, attiva la campanella. Se vuoi, puoi anche iscriverti al mio gruppo Facebook Amore per il lievito madre. Sarai il benvenuto. Mi raccomando, provate questa ricetta. Se avete delle domande, lasciatemele giù nei commenti. E noi ci vediamo prestissimo.